Buonasera a tutti, amiche e amici sportivi della provincia di Trapani. Torna l'appuntamento dopo qualche settimana di stand-by dello sport in TV, trasmissione dedicata al campionato di eccellenza, in particolare al girone A. Tantissime cose delle quali parlare per quanto riguarda l'ultimo turno di campionato e non solo. Daremo uno sguardo anche al prossimo turno che vedrà come match di cartello il derby tra il Marsala 1912 e il Mazara, che verrà disputato allo stadio Nino Vaccara di Mazara del Vallo. Lo faremo con un parterre d'eccezione, con i due massimi rappresentanti della società lillibetana e della società gialloblu. Ma vado subito a presentarli, gli ospiti di questa puntata. A partire dalla mia sinistra ritroviamo Pietro Vellutato e Pino Licata. Buonasera entrambi. Buonasera. Alla mia destra il presidente del Marsala 1912, Luigi Vinci. Buonasera presidente e bentornato a Televallo. Grazie. Accanto al presidente Luigi Vinci, il collega presidente di Vinci del Mazara Calcio, il presidente Filippo Franzone. Buonasera presidente. Esordio stagionale nei nostri studi per il presidente Franzone. Dicevo, abbiamo tante cose delle quali parlare, sia per le cose accadute nel recente passato, ma di quelle anche che accadranno nelle prossime 48 ore. Vediamo innanzitutto, grazie alla schermata che viene messa in onda dalla regia, quelli che sono stati i risultati della settima giornata di campionato nel girone A di eccellenza: Alcamo Cus Palermo 1-0, Sant'Agata Castellammare 2-1. Licata Marsala 3-1, Mazara Caccamo 2-0, Mussomeli Dattilo 2-1, Parma Valgeraci 1-0, Partini Caudace, Pro Favara 1-1 e Castelbuono Canicattì 1-4. Vediamo la classifica scaturita dopo questo turno di campionato. In testa ovviamente Mazara, Licata e Canicattì con 18 punti, poi a seguire il Sant'Agata con 17, il Dattilo 14, Geraci, Mussomeli e Alcamo 10, a seguire tutte le altre fino al Castelbuono, fanalino di coda con un punto. Dunque un trio di testa, tra queste il Licata che ha sconfitto in casa domenica scorsa il Marsala del presidente Vinci per 3-1. Vediamo il servizio e poi ne parliamo in studio. Mantenere la vetta della classifica in un match che si preannuncia dal coefficiente di difficoltà particolarmente elevato. Questi gli ingredienti principali di Licata Marsala in programma allo stadio Dino Liotta, squadre che sono già nel cerchio di centrocampo e che si sfideranno con il Licata incompleto, tenuto giallo. Anticipato Cannavò, stesso discorso da parte di Totò Maltese all'altezza della propria area di rigore, poi San Giorgio, Giangimino e un buco che libera Cannavò. Cannavò conclude, rete! Grande gol di Antonino Cannavò, che al terzo minuto sblocca il risultato con un pregevole contropiede finalizzato con una conclusione d'incontro che supera Maltese e porta in vantaggio il Licata quando sono trascorsi 4 minuti dall'inizio della partita. L'arma, quella del Licata, questa delle conclusioni di Chiavaro. Attenzione però all'uscita del Marsala, contrasto durissimo tra Pira e Amarasco, cartellino giallo sventolato ai danni di Peppe Pira. Un tentativo di assistenza verso testa, Giangimino, amante del brivido, Giangimino rischia di testa il retropassaggio verso Maltese, però ancora a disposizione di Leandro Rizzo, solito incedere, San Giorgio, cross di sinistro a uscire, Cannavò, limite dell'area, si coordina, conclude, alto di poco, bella giocata anche questa da parte di Cannavò. Licata che fa paura quando può sfruttare i calci piazzati, cross in aria, libera Giangimino, pallone che però arriva a testa, che si coordina, conclude e chiama il grande intervento Maltese. Non è finita, convinto. Cross sul primo palo, ancora Maltese chiamato a un affannoso intervento, ottenuto con Lobue, Cammarelli va giù, Di Peri, cross in mezzo, stacco di testa di Sanyong, palla che si alza di poco, Chiavaro di testa in sicurezza. Appoggia verso Maltese che poi non si capisce con Di Paola, chiamato ad un affannoso. Sembra essere battipiedi, incaricato, pallone che scavalca Di Paola e si stampa sul palo. Pericolosissimo il Marsala in questa circostanza. Davide Testa deve tenerla giù, prova invece il capovolgimento di fronte diretto, trova Cannavò che serve convinto, area di rigore per Rizzo, uno contro uno, Rizzo conclude e raddoppia! Un contropiede perfetto quello del Licata che si conclude con la battuta centrale di Leandro Rizzo che non lascia scampo a Maltese. Pallone che gira,
e finisce di pochissimo. Anche lui da Peppe Pira, che poi mette in movimento testa, tu per tu con il portiere, testa e Maltese, testa, rientra, conclude, la risposta di Maltese, miracolo dell'estremo difensore del Marsala che tiene. Sbagliata la sua assistenza verso Scarpit e allora può andare testa, fuori gioco anche in questo caso. Fuori gioco anche in questo caso, anche se abbiamo dei dubbi. Rizzo, tre quarti campo, convinto, limite dell'area, convinto, conclude, Maltese risponde ancora. Licata vicino al 3-0, che trova impreparato Di Peri, quindi Cannavò, area di rigore, Cannavò tutto solo, appoggia per testa, che si coordina, calcia largo, Licata vicino al gol del 3-0, altra occasione fallita. Line, convinto, lascia sul posto Gengimino, ancora convinto, punta e salta di netto il proprio avversario, convinto, rientra, conclude, grandissimo gol di convinto, una magia del 10 gialloblu che trova l'incrocio dei palli lontano. Un gol che vale il prezzo del biglietto, 3-0. E titoli di coda su questa sfida. Iacono, mentre Carbaglio si presenta a tu per tu con Di Paola e conclude l'arco. Primo errore della partita di Alessandro Capello, che poteva costare carissimo. Ancora battipiedi sul punto di battuta, è sua la conclusione che scavalca Di Paola e si stampa sulla traversa. Chiedono il gol che arriva. Comunque, scaturito dal gol del 3-1, area di rigore, Carbaglio in mezzo a due, appoggia per Sanyong, tu per tu, Sanyong conclude, pallone rimpallato in qualche modo e poi liberato dalla difesa dell'Icata. Un'altra a una situazione di pericolo, ancora Di Paola sollecitata in uscita, sbagliata, Scuderi salva sulla linea Cappello, pallone che resta lì, Cappello due volte e poi grande pallone che passa ma viene allontanato in qualche modo, Sanyong bloccato da Cappello, Battimili, raddoppiato, Messina, palla sul primo palo e Valenti si esibisce nel primo intervento della sua partita. Scossi all'inizio della partita, va Messina, pallone che spiove in area di rigore, di testa Chiavaro, sul triplice fischio finale che sancisce la vittoria dell'Icata che batte anche il Marsala, 3-1 e continua la propria corsa in vetta alla classifica. Presidente Vinci, un'altra sconfitta che si commenta in che modo? La sconfitta che si commenta in modo sicuramente non positivo, perché le sconfitte non piacciono a nessuno e non fanno bene a nessuno intanto. Però dico, abbiamo giocato con una pretendente a vincere il campionato, con una società ben organizzata, con dei giocatori di alto valore. Per di più noi abbiamo avuto il campo dell'allenatore due settimane fa, quindi questa è la seconda partita che Giovanni Iacono ha disputato con la nostra società e secondo me ancora deve entrare nel sistema e principalmente diciamo dare quello che è di suo come personaggio, come personalità e come positività. Io penso che siamo sulla buona strada, penso che qualcosa di buono riusciremo a farlo nell'arco di poco tempo, però questa squadra, come dico sempre ai ragazzi, ha bisogno di un po' più di cattiveria, un po' più voglia di vincere a livello calcistico, perché questo secondo me è quello che manca. 5 punti in 7 partite, immagino che si immaginava, scusate il gioco di parole, un avvio differente, non a caso è arrivata la decisione di interrompere il rapporto con mister Massimiliano Mazzara e di chiamare sulla panchina Giovanni Iacono. Cosa non ha funzionato secondo lei con Mazzara e cosa invece si aspetta con Iacono? Ma io su Mazzara devo dire che è una bravissima persona, è una persona che conosco da tanto tempo dal punto di vista professionale, dal punto di vista calcistico un po' meno. Ho imparato a conoscerlo, diciamo, in questa avventura, però a mio parere, diciamo che secondo me ha fatto una squadra un pochettino disorganizzata, perché manchiamo di un attaccante e di un fantasista a centrocampo, quindi probabilmente poteva essere fatta in modo diverso, ma sicuramente lui con il suo sistema di gioco, con il modulo che opera durante le partite, pensava di avere una buona squadra. Non dico un'ottima squadra, perché il nostro obiettivo
è stato quello di avere una salvezza serena, una salvezza tranquilla, e dopo 5 partite, 7 punti, dico, non è che potremmo, se continuassimo così non potremmo sicuramente fare i play-off, ma faremmo i play-out. Da lì scaturisce l'idea del cambio di allenatore. Cambio di allenatore, secondo me, Giovanni Acono ha quella grinta, quella personalità, ed è quella persona che riesce a dare un qualcosa in più a questa squadra e riesce a, diciamo, a metterci la sua personalità, il suo carattere, che potrebbe fare cambiare il sistema calcistico. Pietro Vellutato, Pino. Questa squadra non è stata fatta in sinergia con la società, cioè non credo che l'abbia fatta tutta Mazzara. Ma io posso dirti che probabilmente lì faccio un errore. Se io mi fido di una persona, mi fido, se non mi fido, non mi fido. La squadra è stata fatta dal mister, lui ha scelto i giocatori. Gli unici due che io ho evidenziato e portato sono Maltese il portiere e Scuderi Davide. Quindi gli altri sono stati tutti scelti, nessuno gli ha imposto di prendere o non prendere altri giocatori. Pietro Vellutato, mister Mazzara, che a Mazzara lo conosciamo benissimo, ha fatto molto bene nelle 3 esperienze che ha avuto, l'ultima delle quali appena qualche mese addietro con il presidentissimo Franzone. Cosa ti ha sorpreso di questa decisione, di questo avvio di campionato sulla panchina rilibetana? Ma diciamo subito che parliamo di un signore che in campo si comporta appunto da signore, nel senso che conosce il girone, conosce il suo mestiere, è una persona molto garbata, molto a modo, ed è anche un grosso lavoratore. Diceva il presidente poco fa, forse noi attualmente manchiamo di un attaccante, se non ho capito bene, e di un centrocampista. E allora la domanda è questa: intanto la società intende entrare sul mercato per acquistare questi 2 atleti su indicazione dell'allenatore Iacono? E se sì, perché la stessa cosa non si faceva con Mazzara? Gliela giriamo direttamente, presidente. Sicuramente il nostro obiettivo a dicembre è fare un restyling della squadra, perché dico, se continuiamo su quest'onda probabilmente nemmeno ci salveremo. Io ho già parlato con mister, il quale ha le idee molto ma molto chiare, e faremmo degli innesti a dicembre ad apertura di campionato. Il perché non abbiamo trovato un attaccante prima è perché mister Mazzara forse aveva delle idee diverse, cercava un attaccante che purtroppo non ha trovato, perché io gli avevo suggerito Cortese, gli avevo suggerito Fabio Messina e sono nomi che lui mi ha bocciato, quindi probabilmente, diciamo, non erano elementi che a lui facevano comodo e cercava qualcuno che al momento non era disponibile. Pietro Vellutato, Pino Ricata, la scelta di Giovanni Iacono che torna a sedersi su una panchina dopo qualche anno di pausa. Dopo anni di pausa, quindi anche lui ha bisogno sicuramente di qualcuno che gli suggerisca così il nome di qualche giocatore, perché lui è stato proprio completamente fuori. Io, sempre che frequentando i campi sportivi, non l'ho visto mai nei campi a servire, cioè non l'ho visto mai interessato. Ora forse è stato chiamato alla guida di questo Marsala, quindi si deve sbracciare. La personalità di Giovanni non basta da solo, occorrono giocatori. Io ho visto lì che i primi 2 gol sono stati frutto di errori difensivi, soprattutto il primo è stato imbucato centralmente, cosa che in un campionato anche dilettante non si fanno questi errori difensivi. Il secondo addirittura sul lato del portiere, e il portiere Maltese che è un grosso portiere, però questa volta ha bucato. Quindi Giovanni Iacono, per prima cosa, secondo me, deve rafforzare la difesa, quello che è per evitare una difesa solida, arcigna, e dopo qualche centrocampista, è giustamente l'attaccante che ci vuole, quello il numero uno, perché questo ragazzo di colore, mi viene difficile pronunciarlo, è un bravo ragazzo, è un 2000, molto interessante, però è fragilino, da solo non può reggere l'intero arco del campionato, da solo non può fare la differenza in campo. Pietro, su Iacono. Giovanni conosce il suo mestiere,
è stato un buon giocatore di queste e categorie superiori a queste qua. Come allenatore è stato anche un discreto, un buon allenatore nel passato in queste campionate dilettantistici. Io non credo che l'allenatore va misurato, ancora deve vedere, perché se un allenatore e IUP sono anche nelle categorie superiori, dall'Abruzzo viene chiamato, non so, in Emilia, oppure dalla Sicilia in Campania, che fa? Non ci va una settimana, massimo due settimane, si ambienta, conosce il carattere anche del giocatore, per cui io credo che Giovanni, sotto il punto di vista professionale, c'è ben poco da dire, e sono convinto che tirerà fuori da una situazione difficile questo Marsala, soprattutto se la società, come qui ha confermato il presidente Vinci, è intenzionata a scendere sul mercato a comprargli due o tre giocatori che lui indicherà. Presidente Franzone, non le chiedo ovviamente di intervenire nelle dinamiche interne del Marsala, un messaggio magari per Massimiliano Mazzara, con cui ha avuto il piacere di collaborare alcuni mesi la passata stagione. Ma io su Massimiliano Mazzara non posso che parlarne bene, un grande professionista, una persona seria, una persona soprattutto che rispetta i ruoli delle società, una persona che si attiene soltanto alla sfera tecnica, non ha ingerenze come magari tanti altri allenatori hanno, e ne è capitato uno nel recente passato ieri, mi dispiace doverlo dire, al collega presidente Vinci, il suo allenatore è entrato nel merito di dinamiche societarie su una rete ospitata dal buon Enzo Serra, cosa che mi pare di cattivo gusto e di poco buon tono. Però detto ciò, su Massimiliano Mazzara posso dire soltanto elogi e parole positivissime. Non so a cosa si riferisca e quindi non posso intervenire, ma comunque in assenza del diretto interessato non mi sembra il caso di aprire una parentesi che magari ci porterebbe chissà. No, ci porterebbe a vivere una corrida qui dentro. Questa è una trasmissione di sport, una trasmissione dove bisogna mantenere i toni, sono qui per questo, quindi anche se qualcuno si è comportato a mio avviso in maniera poco corretta, andiamo avanti, guardiamo lo sport e viva l'unione e le sinergie che possono nascere fra le società. Detto questo, dal lato, non so se il Presidente vuole intervenire, ma io non so di che cosa stiamo parlando sinceramente, no, perché non ho avuto modo. Mia, quindi dire costume quando le persone non sono presenti preferiscono parlare. Va bene, chiudiamo. Chiudiamo questa parentesi. Riguarda un tuo tesserato, Guido, ti invito a presiedere in maniera attenta ciò che avviene all'interno della tua società. È importante. Io penso, sono convinto che Giovanni Agono è, prima di essere un allenatore, è un grande uomo, è un professionista, io lo conosco bene da anni, è una persona che prima di aprire la bocca aziona il cervello, quindi che abbia usato toni offensivi nei confronti di una società che rappresenta la società mi sembra un poco difficile. Comunque dico, non ne sono a conoscenza, quindi ti invito ad appurare, a visionare, qualora tu non l'abbia fatto, la trasmissione di Enzo Serra, e verificare se è corretto che un allenatore possa entrare nelle specifiche dei rapporti fra due società. Se fosse stato il mio allenatore, io ti dico, l'avrei preso a calci in culo, uso questo termine, tu sei libero di fare di conseguenza. Detto questo, direi che questa discussione la potete anche, visto che riguarda dinamiche non proprio sportive, dopo la trasmissione nelle sedi competenti per quanto vi riguarda. Andiamo avanti, Presidente Franzone, torniamo a parlare di calcio giocato. Parliamo del Mazzara, che in queste settimane di sosta della nostra trasmissione ha subito soltanto uno stop casalingo con il Canicattì. Ci siete persi il meglio. Ci siamo persi il meglio, compreso il passaggio di turno della Coppa Italia. Un Mazzara che si trova in testa alla classifica, e credo che lei si possa ritenere molto soddisfatto per questa avvio di stagione. Sono abbastanza soddisfatto, è un Mazzara che è lì in coabitazione in testa alla classifica con due grossissime società come il Licata e come il Canicattì. Noi abbiamo i piedi ben saldi per terra, però guardiamo, l'ho scritto un post ieri sera, guardiamo le stelle, cioè, mai smettere di sognare. Sappiamo sicuramente che questo è un Mazzara figlio di una cultura del lavoro, di una cultura del professionismo vero messo sul campo, nel senso che i giocatori dal martedì alla domenica vivono
a 360 gradi il mondo Mazara Calcio, sono in un habitat che li favorisce a restare sereni, a dare il meglio di ciò che possono poi sviluppare la domenica, quindi sono contento di quello che stanno facendo, però diciamo ancora siamo, la nostra quota è quella dei 40 punti, come ha detto il presidente Vinci. Dopo i 40 punti vediamo di programmare, di poter tirare il meglio da questa stagione. Ho due o tre cose da chiederle, ma prima do la parola a Pino Ricata e a Pietro Vellutato. Qui c'è il presidente, curiosità, domande da fare. Pietro. No, sono contento di questa mazzata perché fino adesso mi sono divertito nelle partite. Poi devo dire che la squadra, a mio avviso, è ben organizzata sia in difesa che in difesa. Abbiamo due giovani, soprattutto questo ragazzo Rizzo, domenica mi ha veramente impressionato alla grande. Un ragazzo che ha una personalità, se no avrà 16 anni, 17 anni. 16, 17 anni. Si slanciava sulle fasce, intuiva i passaggi, collaborava con i centrocampisti. Mi è piaciuto veramente assai, constatato e considerato che è un giovane che sicuramente farà parlare bene di sé. In avanti abbiamo due gioielli che nelle categorie superiori, assieme al centravanti, formano un trio d'attacco non indifferente. In difesa abbiamo altri due ragazzi come Accardo e Cipolla che hanno pure personalità in difesa, sanno ben registrare la difesa. Io credo che il Mazara questo, e se poi ci verrà la ciliegina a dicembre ancora meglio, sarà una delle due o tre squadre che lotterà per vincere il campionato, mantenendo questo habitat tutti insieme, tifosi, società, giocatore, allenatore. Se nessuno perde la testa, questo è un Mazara che alla pari del Legata, del Canicattì e probabilmente anche del Sant'Agata, che è una squadra che bisogna tenere nelle debite considerazioni, è una delle squadre che può ambire a vincere il campionato. Pino. Dico, anche se nessuno pensava che all'inizio di questo campionato questo Mazara andava così forte, perché sta andando forte veramente. Correggo, vi era molto scetticismo, no? Vi era anzi molta gente che remava contro il Mazara, che si pensava che il presidente contro, non lo so, no, però c'era un po' di scetticismo. Stava costruendo una formazione che non sarebbe beh, forse per il non stesso lavoro, perché quando io personalmente per dire se sentivo il nome di Sette Case, di Conciarde di Cipolla, che l'hanno spostato, magari Mazara ancora non ha segnato, ha fatto 12 gol a Canicattì. E i giovani, questo sì, i giovani non li conoscevano, non conoscevo questo Rizzo, Giacalone del Mazara, che era pure una buonissima realtà, comunque tutto insieme, anche poi Messina, Rosella, insomma un insieme di nome di giocatore veramente importante. Questo Mazara ha saputo costruire, grazie diciamo sempre alla sinergia tra presidente, società e allenatore. L'allenatore è un ottimo, veramente sta dimostrando di essere capace e forse di meritare categorie superiori, perché è un allenatore che ha le idee chiare nel gioco, è un allenatore che quantomeno diciamo, rischia poco, non prendere gol, però il Mazara ha subito due gol e ha fatto 17 gol, quindi è la migliore difesa, il migliore attacco. Ha fatto e non solo, 10-11 giocatori sono andati a segno. Cioè, 10-11 giocatori, quindi voglio dire, di questo allenatore non se ne può che parlare bene, ma non è solamente merito dell'allenatore, è tutto l'insieme dell'entourage, della squadra, della società che hanno saputo costruire questo gioiello. E speriamo comunque che duri questa sinergia, che duri nel tempo. Io veramente mi auguro di cuore che questa Mazara possa raggiungere la Serie D. Abbiamo si possono raggiungere due obiettivi: vincere la Coppa, che secondo me con questa squadra, con questa grinta, con questa cattiveria, ma soprattutto la determinazione che mettono in campo e che ha saputo trasmettere, devo dire qui, l'allenatore, è tutto un insieme. Ci si diverte, anche perché io dissi forse la prima settimana della trasmissione, disse che vedere Conciardi, che è quello che esalta la qualità di questo gioco del Mazara, vedere Conciardi vale il prezzo del biglietto. Conciardi mi ricorda Totò Cosumeci, nel passo, nel modo di dribblare, bassino, ma anche un dorsale addominale ottimo.
Mi pare preciso Totò Musumeci quando avanti. Un giocatore di qualità. Chiedo conferme dai due spettatori che stanno guardando da dietro le quinte. Ha ragione Pietro Valutato. Allora, dico io che questo giocatore non merita. Insomma, di giocare. 50 e 50. È un lusso per il Mazzara, non merita di giocare in questa in eccellenza. Ma è un lusso per il Mazzara, ma siamo stati bravi a intercettare in quel della Calabria. Sì, ma dopo la cosa che gli mi stranizza che l'anno passato giocava in promozione, vero? Però per fortuna del Marsala domenica non sarà disponibile, quindi diciamo una in più che il Mazzara, che io, il Marsala da... Presidente, un'osservazione te la posso fare, Presidente? Come la no? La Presidenza indubbiamente ha un ruolo determinante nella società, soprattutto se sa comprendere che in campo gli atleti non sono 22 ma sono 25 con errori diversi e con compiti diversi. La mia sarà anche un'osservazione come deformazione mentale, perché ho fatto l'arbitro per circa 12 anni, per cui dico che il ruolo dell'arbitro in campo va quantomeno rispettato. Mi accorgo che da parte di qualcuno, forse preso dall'entusiasmo, viene trascinato dall'amore per questo Mazzara, si fanno durante la partita molte osservazioni nei confronti della terna arbitrale e dell'arbitro in particolare. Evitiamo che questo possa accadere più di tanto per non avere delle ripercussioni, solo questo. Pietro, sarei stato il primo a prendere provvedimenti qualora si fosse verificato. Devo dire che a discolpa, so che tu ti riferisci al nostro allenatore, no? No, a discolpa di Tarantino è stata una svista e dell'assistente del bravissimo, ha sbagliato il guardia e dell'arbitro, in quanto lo stesso Merillo, che è l'allenatore dell'arbitro, gli diceva, presidente, parlava con me, non è successo nulla, gli hanno dato squalifica fino al 31 ottobre in maniera totalmente immeritata. Parlo in generale, nel senso che vabbè, io faccio l'arbitro, è un errore dell'arbitro, lei faccia il giocatore. Mi faccia bene, non venga a sindacare singolarmente. Certe volte è più facile a dirsi che a farsi. Però diciamo, ti invito, sicuramente, però parlo in generale, ti invito ad analizzare questo Mazzara di quest'anno anche nell'ottica della parametrazione con gli anni precedenti. I due anni precedenti sembrava di giocare con dei sordomuti, nessuno parlava in campo, no? Nessuno andava a parlare, a interloquire con l'arbitro. Quest'anno vi è forse magari un eccesso di personalità, ma la squadra, il capitano è presente. Presidente Franzone, questo è un po' l'anno delle aspettative, tra virgolette, da parte dei tifosi. Ricordiamo, lei due stagioni fa è arrivato quando c'era ancora il presidente Abbagnato, ha salvato la situazione dal baratro, così lo possiamo definire. L'anno scorso è stata la stagione dell'assestamento innanzitutto societario, quest'anno c'erano e ci sono le aspettative da parte dei tifosi su un qualcosa in più, ed effettivamente la rosa che ha messo a disposizione di mister Tarantino stanno dando ragione. I tifosi avevano voglia di vivere un campionato così, anche se magari gli obiettivi sono differenti e magari si finirà in un altro modo la stagione, però la sentiva questa voglia di fare un campionato di vertice a inizio di questa stagione? No, ma assolutamente, io l'ho dichiarata anche la scorsa estate, se non sbaglio in trasmissione qui da voi, che avrei voluto allestire una rosa fatta innanzitutto da uomini veri, e ho scelto in prima persona l'intuizione che ho avuto dall'allenatore, perché lo osservavo l'anno precedente a Caccamo e fra me e me dicevo: ma questo non perde mai, come fa sempre a avere questi risultati? Poi l'ho chiamato a Corto a Palermo, abbiamo scambiato quattro chiacchiere, devo dire nel giro di un'ora abbiamo chiuso l'intesa, ed ero convintissimo di portare un capo branco, chiamiamo così, a Mazzara, uno che avesse un proprio zoccolo duro di giocatori che potessero essere partecipi ed essere attori principali in questa categoria. Quindi, diciamo, avevo in prima persona voglia di rivalsa. Per il primo anno ho preso una squadra a novembre a 6 punti, quindi è stato un miracolo salvarla, però per l'anno scorso, perché pensavo in effetti si potesse fare qualcosa in più, però così non è stato. Mi auguro che questo sia l'anno decisivo per poter fare qualcosa di importante. Volevo aggiungere una cosa, Pietro. Ci sono state poi quelle dichiarazioni dopo la vittoria casalinga contro il Castelbuono, con le quali ha sottolineato: questa è la mia ultima stagione. Qualcuno tra i tifosi, qualche tifoso, ha storto il naso dicendo: ma come, stiamo facendo una stagione alla grande, siamo partiti alla grande, possiamo magari vincere il campionato,
E l'anno prossimo che succede? Presidente, l'ultima stagione, se non arriva qualcun altro finisce tutto. Ma anzi, i tifosi dovrebbero apprezzare gli imprenditori che potessero essere interessati al progetto Mazzara, che io sto mettendo, tra virgolette, in vendita, una società che in questo istante è sana, una società che sta facendo qualcosa di importante, non, detto in toscano, uno scecco morto, perché io ho ereditato uno scecco morto, l'ho fatto rivivere, l'ho riportato a volare, quindi la mia anche provocazione in conferenza stampa è stata una provocazione dettata dal fatto di sollecitare gli imprenditori locali a essere un po' più vicini al Mazzara Calcio. Stante ciò che molti imprenditori, molte, l'ho sempre detto, molte imprese piccole ed è agli occhi di tutti, perché lo stadio, diciamo, è abbastanza pieno di striscioni, quindi i piccoli imprenditori sono presenti e ci danno una discreta mano. Gli altri imprenditori sono delle imprenditori portati da Palermo dal sottoscritto. Vedi Fulmine Group, vedi Mood Café, abbiamo lo sponsor del caffè, gli amici di Castelvetrano hanno portato Ottica Catananotto, A29 che è un'azienda mazzarese che ha voluto collaborare sin dall'inizio col sottoscritto, però tutto il resto mi dispiace quando avverto anche da, chiamiamoli così, da alcuni pallonari della città che affiancano il loro progetto imprenditoriale a delle società minori quasi per fare uno sgarbo a Mazzara Calcio. Questo è una cosa che mi rende infelice, ma non per l'aspetto economico, soprattutto dal punto di vista morale, però ognuno è libero di fare ciò che crede. Anche le squadre, le squadre minori hanno tutto il diritto di trovare. Ci mancherebbe altro. Sponsor e sostegno. Non per questo è nata una polemica e va precisata sulla nostra copertura di alcuni striscioni all'interno dello stadio di Novaccara, ma questa polemica è una polemica sterile, una polemica gratuita, perché questa copertura dei 3-4 striscioni che è stata fatta va a tutela delle aziende che hanno partecipato al nostro progetto sportivo. Non è corretto dare un contributo di 1 euro, 10 euro, 100 euro e poter apparire uno spettacolo che viene dettato dal Mazzara Calcio. Punto. Altra domanda, in conseguenza la domanda delle domande rispetto a quella che lei ha chiamato provocazione con le sue dichiarazioni. Dopo il Castelbuono, la domanda delle domande che magari più di qualche tifoso si fa: ma se a fine stagione non arriva nessuno, il calcio a Mazzara, nel Mazzara Calcio, finisce? Ma cosa devo dirle, caro Giovanni? Questa scelta ha un ruolo determinante l'intera città, l'intera tifoseria mazzarese. Io l'ho detto quando sono arrivato qui, avevo detto io vorrei portare questa società nell'arco dei 5-6 anni dove non è mai arrivata, vorrei portare la società a fare una Serie C. Nel mio cuore ho sempre questo sogno, questa speranza, questa voglia di fare bene. Mi auguro però di non sentirmi da solo. Non riuscirei sicuramente io a mollare il Mazzara, a mandarlo a morire e fare scomparire il calcio al Mazzara, però questo non deve essere motivo per cui i tanti imprenditori, i tanti sportivi che hanno nel cuore il Mazzara Calcio debbano cullarsi. Tanto c'è Franzone che ha la patata, sono problemi suoi, come ha detto tante volte il caro Pietro Vellutato. Non c'è il concorso per diventare presidente di una società di calcio, si paga, questi sono 3 anni che io sto pagando come tranquillità personale, come tranquillità familiare, come tranquillità economica, non vedo il perché devo fare il missionario in un'altra città. Ho rifiutato, tra l'altro, me l'ho anche detto, tante richieste anche nella mia Palermo, proprio per una questione di correttezza, per una questione di innamoramento verso questi colori, ho subito detto di no. Presidente Vinci, lei soffre la solitudine dei numeri primi a Marsala dal punto di vista, diciamo, imprenditoriale, che poi è uno dei principali problemi che riguarda tutte le società dilettantistiche, quello di trovare poi alla fine i fondi per portare avanti i campionati. Ma io parto dal concetto che il Marsala 1912 rappresenta la storia del calcio marsalese. Le altre squadre nell'arco degli anni se ne sono susseguite parecchio. Alla fine poi sono sempre scomparse tutte. L'attuale società che gestisce una categoria superiore rispetto alla nostra, e adesso ci arriviamo anche a questo argomento, pensa di avere chissà che cosa, ma alla fine dico ci sta usurpando di quello che è il nostro diritto, perché quando mister Chianetta domenica scorsa mi fa una conferenza stampa e mi dice che a giugno dell'anno scorso non c'era calcio a Marsala, sta dicendo una grande fesseria, perché noi avevamo scritto il 1912,
nella categoria di appartenenza. Quando io leggo, e questa è una cosa che sicuramente porterò avanti perché adesso ha iniziato a darmi troppo fastidio, e leggo che in una gara contro il Bari o contro la Turris, nelle precedenti sconfitte o nelle precedenti vittorie, dico, il Marsala Calcio è una società che non ha storia, è una società che è nata adesso, è una società che non può prendersi il diritto di chi negli anni ha fatto calcio, ha investito, come disse prima il presidente Franzone, trascurando le famiglie, trascurando gli interessi personali, trascurando anche la propria tasca, perché dal punto di vista economico state tranquilli che tutti i presidenti devono mettere le mani in tasca. Un esempio eclatante, la morte di Corrado Peri, che ha militato come attaccante negli anni 60 nel Marsala Calcio. Io vado a leggere un episodio dove si dice che ha militato nel Marsala Calcio. Marsala Calcio a quel tempo manco esisteva. Quindi dico, ci stanno rubando un qualcosa che non è loro. Questa è una cosa comunque che ci andremo a discutere, perché, come ti ho detto prima, stai tranquillo che comincia a starmi un po' stretta e per certi versi non va bene, mi fa anche nervosire, quindi lasciamo perdere. Pietro Vellutato, città che vai, problemi che trovi, verrebbe. Io vorrei tornare al calcio giocato, perché sono convinto che quello che diceva il presidente Franzone è stato il mio motto sempre: se nel calcio i presidenti ci guadagnassero, noi avremmo i concorsi, non per fare il vigile urbano o il ferroviere o il professore di matematica al liceo, ma per fare il presidente, siccome se ci guadagna ci sono i concorsi. Se concorsi non ce ne sono, vuol dire, e se dopo 2 o 3 anni scappano e non vogliono più tornarci, è la convinzione che io dicevo il vero. Fatta questa osservazione, vorrei tornare al calcio giocato. Presidente, domenica il Mazzara, il risultato è stato per me bugiardo ma di molto, perché il risultato non doveva essere 2-0, vabbè 5-6-1, perché loro hanno avuto una sola occasione, noi per la verità andammo in porta non meno di 5-6 volte, 7 volte addirittura, con Messina di testa 2-3 volte, a portiere quasi battuto. Che cos'è dovuto il fatto che tutti hanno giocato benissimo, invece sia Messina che anche lo stesso Lamia hanno giocato al di sotto delle loro possibilità? Perché Messina per me è un giocatore sprecato per queste categorie, perché è un attaccante attento, ma domenica ne ha sbagliate 3-4, e tu mi insegni che poi l'attaccante deve colpire la palla dall'alto verso il basso, mentre il difensore istintivamente porta sempre la testa da basso verso l'alto, e lui per 3-4 volte ha avuto 3-4 occasioni veramente alla grande per fare il gol. Che spiegazione dai, Presidente? La spiegazione, Pietro, può capitare a tutti una domenica storta. Io poi non entro mai nel giudicare le individualità, per me il gruppo è un gruppo vincente, un gruppo che ha vinto, 11 elementi più la panchina hanno portato il risultato a casa. Tra l'altro, se non ricordo male, è stato anche annullato un gol a Messina, ha fatto un gol ma sì, gli hanno fatto un fuorigioco, sì, che per me era in panchina, era inesistente. Diciamo, poi l'egregore del gruppo è un egregore importante, tu vedi che loro entrano lì, ti danno, chi assiste alla partita, ti danno la sensazione che quando decidono di cambiare marcia riescono, cambiano marcia e portano il risultato a casa. Allora, faccio ancora un'altra osservazione. Mentre Messina gli errori erano di fatalità, di centimetri nel modo di colpire la palla, Lamia invece l'ho visto sottotono, se dico questo è perché ho molta stima di questo giocatore, che a centrocampo venendo meno lui in un certo qual modo è venuto meno anche in certe occasioni il centrocampo, perché Lamia copre molto bene, ha personalità, questo, cioè se dico questo è perché io ho rispetto di questi atleti, certo, a scanso di confusione. Certo, ma un'osservazione tecnica. Ne convengo con te che Lamia è uno di quei senatori che danno grande serietà alla società, danno grande attaccamento alla maglia. Avrà avuto una domenica in cui avrà rifiatato, e ci sta, no? Non essere sempre al top della forma. Auspichiamo, mi dispiace per il presidente, quella da me, che domenica possa fare una prova al di sopra delle righe. Giustamente ognuno spera che la propria squadra faccia il meglio sul campo. Pino voleva aggiungere qualcosa? Io aggiungere che secondo me molte azioni si sono sprecate, anche perché cioè, che Mazzara 5-6 gol l'avevi a fare era, è innegabile, giustamente, però molte azioni si sono sprecate perché a volte 7 case
ritardava un po' quello che era lo sviluppo dell'azione, tutto lì. Mentre vedevamo con Giardo che la dava palla di prima, tocca e vai, quindi è un'altra cosa. Quindi, il fatto di, che te, se te casa si sia interstordito nel puntare l'avversario, nel saltarlo e non riuscire a fare quello che voleva, ha fatto ritardare molto di, ha fatto ritardare molto l'azione e ha sprecato tanto nello sviluppo di andare a gol. Quindi, però ci può stare una partita. Sentire queste osservazioni, perché vuol dire che stiamo abituando il una partita pubblico te, una partita ci può stare, sai. Risultati rotondi, quindi quando ci sono le osservazioni che vinci soltanto 2-0, diciamo, questo è importante, perché in passato ricordo che era difficilissimo. Se siamo capolisti, no? C'è un motivo. C'è. Migliore attacco e migliore difesa, vuol dire che siamo ormai del buon gustaio. Comunque io sarò anche ben felice quando porteremo il risultato anche solo 1-0 a casa, per me, diciamo, poi... Presidente, è importante andare avanti sull'obiettivo finale della stagione. Due domande, una che riguarda il futuro prossimo della squadra, della Rosa, e l'altra che riguarda invece un aspetto più extracalcistico. Mi è stato segnalato da qualche tifoso, gliela giro a lei così in modo da poter dare una risposta se lo ritiene opportuna. Botteghino, biglietti omaggio ai ragazzi under 14, poi portato under 12. Questa cosa a qualcuno non è piaciuta. Se può spiegare questa decisione. Le posso dire che nell'ottica della nostra programmazione finanziaria, no? E adeguandoci a molte società, vedi Licata, vedi Canicattì, che mettono l'under 12, quindi sotto sopra i 12 anni, vai a pagare, siamo adeguati verso i nostri competitors che mirano a vincere il campionato, quindi è normale che se riesci ad avere quella leggera finanza in più al botteghino ti dà la possibilità poi di... Io sono convinto perché che mentre il ragazzino trascina il padre quasi al 90%, per cui il padre non essendo stimolato dal figlio di 12, 13, 14 anni ad andare a vedere la partita, non ci va nemmeno lui e si vede Juventus e Sampdoria in televisione. C'è stato comunque, no, chiariamolo, perché mi tocca in prima persona. Tu sai che per quello che mi riguarda ho fatto sempre il biglietto, ho fatto sempre l'abbonamento ed è il mio dovere, non faccio niente di eccezionale. Però mi è capitato un incidente di percorso con mio figlio la settimana prima, che rientra nella fascia, sì, in quella fascia d'età, che in questa trasmissione un dirigente alla mia domanda mi avevo chiesto un dirigente, ma i limiti di età quali sono? Sempre in buona fede quel dirigente del Mazzara Calcio mi ha detto: Pietro, sono 14 anni, 15 anni non compiuto, perché fino a 14 anni era fino a qualche settimana. Mio figlio Danilo arriva al campo, fa il biglietto per sé, perché puoi entrare, perché Cristian ha 14 anni, è un mese, arriva alla porta, Marcellino ha fatto un altro biglietto, 20 euro per vedere il Mazzara. Ti dico sinceramente che il Mazzara, che parte della mia vita, gli darei anche 50 euro, però 20 euro per vedere una partita di promozione d'eccellenza per un padre e un figlio sono state esagerate, secondo me. Piccola parentesi. Per cui il chiarimento di cui poi mi è stato detto fu fatto successivamente all'incidente di percorso. E di queste però permettimi diverse. Di fare una precisazione, Pietro, perché... La società correttamente aveva comunicato prima della partita che il limite era stato abbassato a 12 anni, questo era doveroso farlo, magari non è arrivato a tutti il messaggio, ma la comunicazione formale era stata fatta. L'ultimissima domanda, poi parliamo di questo derby in programma domenica prossima, il Marsala a dicembre interverrà sul mercato con 2-3 innesti, il Mazzara sta a posto così, c'è qua in programma qualche partenza, qualche arrivo? No, il Mazzara è già sul mercato da qualche settimana. Chiuderò un contratto nel mio studio martedì prossimo con una pedina fondamentale che ci darà nuova linfa. Ne abbiamo reperita un'altra e quindi siamo molto attivi e operativi grazie anche al nostro direttore sportivo che è sempre vigile sul mercato. È giusto, quando si ha la percezione di dover sopperire a delle mancanze in alcune zone del campo, magari nevralgiche del campo, mettere, se si è in tempo, delle pedine. Oggi siamo lì sopra, è doveroso correre ai ripari se si può correre. E allora ci fermiamo per una pausa pubblicitaria, al rientro in studio parleremo di questo atteso derby tra il Marsala 1912 e il Mazzara, che verrà giocato, ancora una volta lo ripeto, allo stadio Nino Vaccara di Mazzara del Vallo.
Riprendiamo con la seconda parte dello Sport in TV, dobbiamo parlare del derby tra il Marsala 1912 e il Mazara in programma domenica alle 15 allo stadio Nino Vaccara di Mazara del Vallo. Presidente, sappiamo che in questi giorni c'è stata l'assegnazione della gestione dello stadio Nino Lombardo Angotto da parte del comune al Marsala che milita in Serie D. Domenica concomitanze di partite casalinghe sia per il Marsala in Serie D sia per voi in eccellenza, priorità alla squadra che milita in categoria superiore, voi avete dovuto trovare una soluzione e la soluzione individuata dal presidente Vinci è stata quella di far giocare il derby a Mazara. C'è un precedente a campi invertiti, 4 stagioni fa il Mazara non aveva a disposizione il Nino Vaccara e allora guidato da Nicola Terranova, poi la stagione si concluse con le semifinali nazionali e dai playoff contro il Nardò eliminati senza perdere dopo 2 pareggi, quel derby venne giocato a Marsala, adesso la decisione di giocare a Mazara, come mai, da cosa dipende, Presidente? Il motivo fondamentale, hai detto prima tu, è perché ci sono le due squadre che giocavano in contemporanea a casa, quindi una delle due doveva fare un passo indietro, siccome loro si trovano in una categoria superiore. E dico io manco ne ho parlato, ho preso subito la decisione di dover giocare o il sabato o giocare la partita in un campo neutro. A sto punto dico, siccome per me, l'ho sempre detto, il calcio deve essere dico, una gioia, deve essere un piacere, deve essere un'unione fra persone, fra famiglie, andare a giocare di sabato andavamo a penalizzare principalmente chi lavora. Allora la decisione è stata quella di, come è successo 4 anni fa quando il Marsala, essendo io gestore dello stadio, mi ha chiesto di giocare a casa, di giocare da noi a Marsala, così avevo chiesto al presidente Franzone di giocare a Mazara. Giocare a Mazara e quindi anche se loro non erano i gestori, mi dispiace dirlo, però dico la storia è questa, dico chi gestisce lo stadio del Nino Vaccara è il comune. Io per una questione di buonsenso, di rispetto per i rapporti che ci uniscono, avevo chiesto al presidente di giocare a casa. Mi sono state fatte delle richieste che secondo me non rimavano con quelli che erano le idee della nostra società, motivo per cui ci siamo rivolti al comune. Abbiamo pagato la somma di 150 euro, siamo andati alla questura, alla polizia, abbiamo diciamo, sistemato tutte le carte per domenica poter giocare a casa. Perché il biglietto di 5 euro in prevendita? Ecco, lì volevo fare un piccolo inciso. I malpensanti e le malalingue dicono Vinci ha scelto Mazara per fare l'incasso. Allora, i malpensanti e le malalingue ci sono sempre, però io sono del parere che con le parole possiamo dire la qualsiasi cosa, alla fine sono i fatti quelli che contano, i fatti ci dicono che se io volevo venire a Mazara per fare incasso avrei lasciato il biglietto a 10 euro, perché diciamo che rientrava nella normalità. Abbiamo messo il biglietto a 5 euro proprio perché il mio obiettivo principale è quello di vedere uno stadio pieno, è quello di vedere una domenica, è quello di far uscire le famiglie di casa, perché il marketing e il commercio, l'imprenditoria, che cosa ci insegna? Che se noi mettiamo un biglietto a 10 euro probabilmente avremmo 200 partecipanti, mettendolo a 5 euro ne dovremmo avere 500, quindi facendo la media forse recuperiamo qualche cosa in più, ma dico l'obiettivo non è quello di guardare l'aspetto economico. L'obiettivo è quello di vedere uno stato pieno, anche se ti devo dire in tutta onestà, probabilmente dal punto di vista calcistico siamo penalizzati, perché anche se giochiamo a casa, però giochiamo sempre a Mazara, giochiamo con la squadra di Mazara, quindi è come se giocassimo fuori. Quindi per certi versi io penso che loro vengono un pochettino avvantaggiati da tutto il contesto, tifoseria e quant'altro. Lei la pensa allo stesso modo, Presidente, avvantaggiato al Mazara? Io sicuramente andrò, caro Luigi, a lezione di marketing presso la tua azienda, perché devo anche fare un percorso di marketing e di strategia per portare più gente allo stadio. Però tu hai omesso un passaggio per una questione di correttezza, no? Ma puoi anche dire quello che ti ho chiesto io, perché l'ha detto già il tuo allenatore, quindi non sono i segreti di Pulcinella, lo dico io quindi.
Mi hai chiamato la settimana scorsa, ti ho dato la disponibilità dopo 24 ore a giocare di nuovo a Cara e ti ho detto: caro Luigi, facciamo la seguente, io ti curo l'hospitality, tutti i costi sono a carico del Mazara Calcio, vediamo di pompare con i nostri veicoli social e far arrivare più gente allo stadio, cosa ne pensi di dividere l'incasso? Stante che in questo istante a Mazara ci sono 100.000 spettatori, a Marsala ne arriveranno 12, 13, 15, non so quanti sono. Tu mi hai detto, non so se i miei soci di Trapani sono d'accordo. Dopodiché mi hai detto, ascolta, giochiamo di sabato. Quindi io sapevo che avremmo dovuto giocare questo derby di sabato, poi mi è stato fatto questa manovra, che poi dico è una manovra, non c'era nulla da nascondere, bastava dire guarda me ne vado al comune, non mi interessa la tua hospitality, me ne vado al comune, mi vado a prendere il campo per i fatti miei. Evidentemente veicolato da dei soggetti mazzaresi che professano grande amore verso il Mazara Calcio, noi siamo innamorati del Mazara, noi siamo qui, siamo lì, ma solo a chiacchiere, che poi si sviluppano dei sentimenti come negli anni passati, dove si è sviluppato un sentimento di, non vorrei dire di odio, che era una parola pesante, ma anche di invidia. A Castelvetrano magari quest'anno si sta sviluppando a Marsala. Mi dispiace che abbia dovuto sapere che la partita si sarebbe giocata la domenica, non da te ma da terze persone. Punto. Poi sei stato bravissimo a farti dare il campo dal comune, che viene giustamente gestito dal comune, e anche la San Cataldese o la Pongi Bonzi, come ha detto il tuo allenatore, può venire a giocare qua, ci mancherebbe altro. Noi daremo sempre lezioni di civiltà e di ospitalità, in questo caso siete voi padroni di casa, per coloro che vivranno il momento sportivo all'interno dell'Innova Cara. Punto. Presidente Vinci. Tu hai detto bene, benissimo prima, dicendo che questo non è un luogo dove dobbiamo fare polemiche. E io dico le polemiche di solito evito sempre a farle. Però quello che tu mi hai richiesto all'inizio di dividere gli incassi, dico è un qualcosa che secondo me è anticalcistico. Ma a me non è anche ma non ha senso che perché quando il Mazzara 4 anni fa mi ha chiesto di ma lascia stare, oggi il Mazzara è Filippo Franzone, e poi dico è io, un personaggio che può essere amato o può essere odiato, oggi sono io che comando con una sola testa, nessun altro, punto. Sì, però fare dirigenti... degli avanzi e dire che no, i dirigenti ma te l'ho detto, mi pare di avertelo detto, ti ho detto contro la squadra della propria città, mi sembra proprio una esagerazione, allora, probabilmente sarà un tuo pensiero, però io al posto tuo me lo terrei per me. L'anno scorso sono andati a fare calcio alla Folgore e quest'anno due anni fa avranno le loro motivazioni. Quindi... Posso intervenire se permettete, magari vi faccio aiutare anche da Pietro Vellutato e Pino Licata che hanno qualche anno. Ma più, due anni fa non c'ero io a Mazara. Più di noi, che hanno qualche anno più di noi, al di là diciamo degli aspetti extra calcistici che riguardano voi, avevo provato a portare insomma il discorso sul calcio giocato. E ripetiamo, anzi lo dico per la prima volta e spero che sia così, che domenica sia una grande giornata di sport e di festa, di buoni rapporti che hanno sempre contraddistinto queste due società. Chiedo una mano d'aiuto a Pino e a Pietro Vellutato. Cosa possiamo aggiungere, Pietro? Ti vedo un po' per questo. No, c'è poco, perché non conoscendo il retroscena, secondo me siamo degli intrusi. Io posso soltanto dire che per l'esperienza che ho di tanti anni di calcio, l'incasso spetta la squadra che gioca in casa, cioè a Marsala. Poi se ci fossero stati degli accordi benevoli eccetera eccetera, sarebbe stato un qualcosa in più, per cui io non credo che la richiesta del Marsala di avere l'incasso sia stata sbagliata. Ripeto, però non conoscendo le telefonate, i rapporti fra i due presidenti, io non mi pronuncio. I rapporti sono stati e penso che continuano ad essere tranquilli e sereni. Probabilmente l'unico errore che ho fatto io è stato quello di, pur sapendo che il Mazara Calcio non gestisce lo stadio, aver passato la preferenza al mio amico Franzone, cosa che potevo odiare, ma non ho voluto. Ma quello ti fa onore, di rispetto. Quello ti fa onore perché questa è una questione di buona educazione, l'avrei fatto io anche al contrario, no? Però potevi anche fare un'altra foto in più e dirmi, caro, guarda che non giochiamo più il sabato, come ti ho detto, giocheremo domenica. Punto, tutto qui, non è che ti sto dicendo, anche perché mi pare il mio telefono è sempre a tua disposizione. Quando sei venuto e mi hai detto, presidente, ho bisogno degli accrediti, sono sempre stato, ti ho detto, io risposto io, l'ultimo messaggio, casa mia e casa tua. Detto ciò, cosa devo dirti? Parliamo di calcio, presidenti. Come finisce questo derby, presidente Franzone? Iniziamo da lei. Ma diceva poco fa, non ci sarà Concialdi.
Sì, con Cialdi è difficile, sarà difficile da recuperare, però abbiamo tante altre alternative. E è un derby tosto, perché diciamo, il Marsala io ritengo che in questo istante occupa una posizione che non merita, perché è stato allestito leggeri nomi, ci sono dei nomi di grande rilievo, c'è tra l'altro anche un attaccante, questo Messina, no? Che avrei tanto voluto io quest'anno a Mazzara, quindi è una formazione tosta. È una gara aperta a tutti i pronostici, che vinca il migliore. Presidente Vince, per voi è fondamentale ottenere una vittoria, no? Ma noi tutte le partite sono fondamentali, anche perché la classifica, come dicevamo prima, non è veritiera, per cui portare 3 punti a casa con il Mazzara sarebbe una grandissima vittoria da tutti i punti di vista. Prima perché l'allenatore è un mazzarese e non intende fare brutta figura nella sua città. Il nostro direttore sportivo è un mazzarese che si è allontanato da Mazzara Calcio, quindi ci tengono principalmente a fare bella figura. Speriamo che, dico, riusciamo a imporre il nostro gioco e, come disse Franzone, che vinca il migliore. Pino Ricata, che partita sarà secondo te? Ma secondo me è un derby, i derby sono difficili, i pronostici per i derby non se ne fanno mai, perché subentrano, non so, tante motivazioni, dall'allenatore al direttore sportivo, ai giocatori stessi che vivono quotidianamente, si sentono magari quotidianamente tra loro, quindi è aperto a tutti i risultati. Nel Mazzara, come ha detto Filippo Franzone, manca Concialdi, che è la chicca di questo Mazzara, la qualità nel cesto, però l'assenza di un giocatore secondo me non fa niente per una partita, a lungo andare magari si fa sentire, però ci sono tanti bravi giocatori nel Mazzara che nessuno può sostituire Concialdi, però secondo me. Però voglio dire, chi giocherà meriterà sicuramente meriterà quel posto e farà tanto bene, perché appunto la mancanza di Concialdi è proprio impone al giocatore di giocare e di dare il meglio di se stesso. Per il Marsala fare punti è necessario, quindi sarà una partita molto sotto l'aspetto agonistico molto valido, ma comunque speriamo che non vada tutto bene e vinca il migliore. Pietro? Ma io non sono imparziale, perché sono tifoso del Marsala, per cui io mi auguro che il Marsala vinca e che vinca anche meritatamente. Contemporaneamente faccio gli auguri a Marsala perché dalla prossima partita in poi possa avere le migliori fortune, ma certamente da domenica in poi, la prossima, non questa. Allarghiamo un po' il discorso anche alle altre squadre, andiamoci a vedere il servizio relativo alla vittoria casalinga del Sant'Agata contro il Castellammare allenato da Peppe Mioni. Buon pomeriggio da Lenzo Vasi di HD Piraino. Il Sant'Agata torna in casa per cercare di continuare il suo momento magico e naturalmente raggiungere quanto prima la vetta della graduatoria. Ricordiamo 5 squadre in un punto. Oggi di fronte il Castellammare, una squadra che senza mezze misure è riuscita a rimanere avvinghiata ai quartieri alti della graduatoria, 9 punti in classifica. Intanto parte in questo momento il fischio d'inizio del direttore di gara. E parte lo spiovente in questo momento, palla nel cuore dell'area di rigore, salta di testa con palla che finisce di poco fuori e, se non andiamo errati, è stato proprio Giorgio Cicirello, ed è il portiere, il numero 1 Adragna, che fa salire solo, intanto rischia su Cicirello che si frappone fra lui e il pallone con Cicirello che appoggia per Anthony Genovese, che è pronto ad entrare nel cuore dell'area di rigore, palla in aria che attraversa tutta l'area, dalla parte opposta c'è Santino Biondo che è costretto a tirare la sfera dalle parti opposta e c'è un ipotetico fallo di mano, ma il direttore di gara non ravvede gli estremi per il penalty sul tiro di Cicirello. Ancora in avanti il Sant'Agata con Zingales, palla nel cuore dell'area di rigore per Cicirello che non riesce ad impattare la sfera ed era un'ottima occasione. Su Cicirello si accentra e riceve la palla Santino Biondo, prova a saltare un avversario ed è pronto ad arrivare in zona tiro, palla per Santino Biondo e il tiro alto sulla traversa, ottima iniziativa del numero 11 Santino Biondo, con Costa che di prima intenzione duetta con Genovese prova ad entrare nel cuore dell'area di rigore, appoggia per Biondo in due, palla in aria per Anthony Genovese, il tiro è gol
e il gol di Anthony Genovese che sblocca il match al 43esimo. Ottima l'azione tra i due calciatori, Biondo e Genovese, e questa volta Anthony Genovese riesce a sbloccare il match. Roccaforte ad appoggiare per Maltese, che è pronto all'ingresso nell'area di rigore, il tiro è fuori di un soffio, c'era Ingrassia sulla traiettoria, dalla parte di un avversario, lotta Cicirello che con Alderuccio, e intanto attenzione, fallo di reazione di Alderuccio, era già stato ammonito e ci sarà probabilmente il rosso, e quindi si complicano le cose per la formazione del Castellammare. Il disimpegno della formazione del Sant'Agata Scolaro dalle parti di Costa, palla in aria per Cicirello che non riesce ad impattare la sfera, ed era un'occasione ottima per piazzare il secondo gol, proprio il numero 19 scodere la palla in aria, ma ci arriva Tricamo, palla per Norfolk in rovesciata in aria, il pareggio, e il pareggio della formazione del Castellammare. Dormita generale, possiamo dire, della formazione di casa e la formazione di Mione, agguanta il pari. Prova ad entrare nel cuore dell'area di rigore, ci prova col destro, palla che viene ribattuta e palla in aria per Santino Biondo che entra nel cuore dell'area, il tiro, il gol! Santino Biondo estrae dal cilindro il gol del 2-1 ed è una bolgia, Lenzo Vasi, tutti in campo, tutti per celebrare questo gol importante che potrebbe essere significativo a pochi minuti dalla fine. È stato un rimpallo importante del Santino Biondo che rimette in vantaggio la formazione del Sant'Agata, un gol importante. Palla nel cuore dell'aria con il numero 7 di Lentini, il numero 7 Mione che di testa colpisce ma fa buona guardia in Grassi. Palla per Cicirello che riesce a girarsi e ancora una volta palla sul sinistro, entra nel cuore dell'area di rigore, il tiro è splendida parata del portiere, ancora Cicirello sulla sfera e calcio d'angolo. Scadono in questo momento i minuti di recupero, erano stati 4 quelli segnalati dal direttore di gara, e quindi proprio al 49esimo e 4 secondi finisce il match, e finisce il match con il Sant'Agata che a Lenzo Vasi riesce a vincere, ad incamerare la terza vittoria consecutiva. Ha perso il Castellammare, ha perso anche il dattilo di mister Enzo Melillo, 2-1 sul campo di Campofranco contro il Mussomeli, vediamo. Mezzo, la palla finisce a Guastella, la mette a lui, Messina, gira, gol! Gran gol di Fabio Messina! Gol di Eurogol di Fabio Messina, che ha protetto il pallone da gran centravanti e poi lo ha scarabendato nell'incrocio alto dove Carpindelli non poteva arrivare. Completa il disimpegno in avanti, però non c'è nessuno, ma si è Don Bender di Pasquale, quindi Fabio Messina con un avvoltoio di Messina e recupera palla alla fine il Mussomeli, tacco di Messina a liberare Gianfrancesco Messina, Gianfrancesco in mezzo per tre piedi stoppa, si ferma ancora, tre piedi, gol di dato tre piedi, gran gol di tre piedi che sembrava aver perso l'inerzia della partita, pallone, e invece ha aspettato il movimento del portiere e poi lo ha fulminato nell'angolino basso alla sinistra dove Carpindero non è potuto arrivare. Bono, gol! Gol di Bono al 92esimo. Sì, sapevamo, giocavamo contro una squadra che secondo in classifica non è che ha preso 14 punti così per caso, li ha presi perché li ha meritati di prendere. Là ha giocato, c'era Bernardo che l'anno scorso ha fatto 33 presenze e 4 gol nel Siracusa in Serie C, c'è gente di categorie. Però questo non ci ha demoralizzato perché eravamo pronti proprio per fare questo tipo di gara, tutto cuore. E tanta voglia di voler prendere i tre punti. Li abbiamo presi con merito, penso, li abbiamo presi anche esprimendo un buon calcio, specialmente nella prima
nella prima, nel primo 60 tempo, 60 minuti, e nei primi del secondo tempo. Guarda, è stata una partita un po' strana, perché noi se nei primi 10 minuti facciamo due gol non c'era niente da dire, però non siamo arrivati su quelle due palle cattivi, con la cattiveria giusta, con la determinazione giusta. Naturalmente poi dopo minuto il Mussomeli ci ha messo anche un po' in difficoltà, perché ci ha creduto, e Fabio Messina si è inventato un gran gol. Però anche se l'1-0 io ero tranquillo, perché nel secondo tempo avevo le cartucce in panchina per poter pareggiare la partita, e ci credevo addirittura di vincerla. Poi lì ci siamo un po' addormentati nel secondo gol, e poi ci siamo allungati, potevamo prendere pure terzo e quarto gol. Faccio i complimenti a Mussomeli, perché naturalmente ha fatto un'ottima gara, ci ha creduto fino alla fine. Però sono molto arrabbiato, perché la mia squadra oggi non ha giocato per come si deve. Io li conosco abbastanza bene, in settimana sicuramente faremo un po' di quadrato e naturalmente penseremo subito alla prossima partita. Chiudiamo con Parmonval Geraci, 1-0 casalingo della Parmonval. Sentiamo le dichiarazioni post gara dei due tecnici. C'è poco da commentare. Oggi abbiamo giocato anche abbastanza bene. Il primo tempo abbiamo creato 5 occasioni da gol clamorose, la squadra si è espressa al meglio. Poi il secondo tempo la partita è diventata sempre più intensa, sempre più maschia, ci sono stati contrasti a tutto campo e abbiamo continuato a costruire tanto. Purtroppo nell'unica occasione gol da parte del Monreale, come capita spesso nel calcio, del Parmonval, quando produci tanto ma non riesci a fare gol, poi è la prima occasione ti puniscono. La Parmonval è stata brava a sfruttare l'unica occasione che ha costruito. Forse questa occasione a quanto pare è un sospetto fuori gioco. Sì, vabbè, io non parlo degli arbitri perché non voglio creare alibi e discussioni. Io devo ringraziare i miei giocatori che hanno costruito tanto. Venire qui a Palermo con la nostra identità, con la nostra voglia, con la nostra grinta, non è da tutte le squadre. Noi siamo le neopromosse, ci dobbiamo salvare e sono sicuro che col lavoro ci leveremo delle belle soddisfazioni. Comunque, stringiamo i denti e ripartiamo. Comunque avete dimostrato che siete una squadra effettivamente degna di affrontare il campionato del Cerro. Sì, noi lavoriamo giorno dopo giorno, lavoriamo tanto in settimana, stiamo cercando di costruire una nostra identità e i ragazzi mi seguono. Che dire, venire a Palermo con la Parmonval, costruire 7-8 occasioni da gol clamorose e non riuscire a metterla dentro lascia un po' di rammarico, però la squadra ha lavorato, ha costruito e ripartiamo con il bicchiere mezzo pieno. Quindi incredibilmente si può perdere anche così. Il calcio è questo, puoi costruire tanto però non concretizzi. L'unico contropiede che abbiamo preso il secondo tempo, abbiamo preso una partita, però ripartiamo da qui. Per me i ragazzi hanno fatto tutti una buona partita, come avete visto tutti abbiamo costruito tanto e io non do mai la palma del migliore in campo, la squadra si è comportata bene. No, io sono contento perché chiaramente ho capito che è un grande gruppo, ho un gruppo che mancano anche 4 giocatori titolari e danno il cuore dentro il campo, oggi hanno dato il cuore, io ho chiesto questo a tutti i ragazzi, chiaramente poi cercando di giocare anche a calcio, però qualcosa in più che era dovuto al fatto del cuore l'hanno data e il risultato si è visto. Speravate nella vittoria con questa Cigeraci? Ma noi speriamo sempre alla vittoria, ogni partita noi ce la giochiamo per vincerla, poi possiamo anche pareggiarla, la possiamo perdere come ne abbiamo perse 2 brutte dove abbiamo dominato sul gioco, su tutto, e poi l'abbiamo perso 1-0. Dico, questo è il calcio, è chiaro che oggi abbiamo incontrato una buona squadra, io credo che sia forse la squadra più in forma e più importante che ho incontrato, la metto anche al di sopra il Canicattì secondo me non ha questa tipologia di forza fisica, di crederci sempre, però noi oggi abbiamo dimostrato di avere qualcosa anche in più rispetto a loro, noi oggi siamo entrati in campo credendo che dovevamo vincere la partita. Pietro Vellutato, nella zona alta della classifica una bella lotta, Mazzara, Illicata, l'ottimo Canicattì di mister Terranova, lo stesso Sant'Agata. Ma te l'ho detto all'inizio, sono 4 squadre, ma il Geraci se lo metto così tanto per comporre il quintetto, ma sono prevalentemente Licata, Canicattì, Mazzara e Sant'Agata, perché Sant'Agata pensava o riteneva di poter
di potersi inserire nella categoria superiore addirittura. Hanno fatto una bella squadra. Senza dimenticare, Pino Ricata, il dattilo che tu alla prima puntata di quest'anno hai detto occhio al dattilo, nonostante occhio non fosse accreditato no, da no, nonostante dagli addetti ai lavori. Queste grosse squadre, perché sono quattro grosse squadre, se il Sant'Agata, che è stata una squadra preparata per fare la Serie D, il Mazzara che è venuto secondo me fuori a sorpresa, il Canicattì già si sapeva, già puntellava la squadra per vincere il campionato, il Licata perché è membro del campionato passato, dell'anno passato, quindi vuole ripetersi, il Dattilo che è sempre la solita squadra che è quella che darà fastidio a queste quattro menzionate, quindi sa, io credo che sarà proprio il Dattilo a decidere chi deve vincere il campionato. Sa, lì sarà tutto un confronto diretto, Mazzara Licata e viceversa con il Sant'Agata, lì sarà tutto un confronto diretto. E dopo, sperando bene, caro Presidente, che vada bene per noi e che possiamo raggiungere veramente questo obiettivo che è quello della Serie D. Presidente Franzone, lei quanto ci crede realmente o più un sogno, ci crede davvero che comunque questo sogno della vittoria del campionato si possa realizzare considerando la forza del Mazzara e tenendo in considerazione ovviamente le altre squadre a partire dal Canicattì e dal Licata? No, ma io penso che se riusciamo a restare tutti con i piedi ben saldati per terra, senza fare voli pindarici, se si riesce a continuare, a avere questa continuità di cultura del lavoro, si può approdare in questa agognata Serie D o attraverso il campionato o attraverso la Coppa, perché noi siamo protagonisti anche in Coppa. E diciamo sul progetto di lavoro allestito già dall'inizio della stagione non l'abbiamo mai professato, perché noi abbiamo detto poi iniziamo, vogliamo salvarci, vogliamo arrivare lì a essere protagonisti. Sicuramente dobbiamo un attimino levarci la maschera, è nostra forte intenzione vincere questo campionato e portare in Serie D. Come no? Se sono all'altezza ti rispondo. Se l'allenatore ti chiedesse ora, fra 10 giorni, 20 giorni, Presidente, un regalo me lo fai? Un giocatore me lo puoi comprare? Ma già lo sta facendo martedì. No? Ho già risposto poc'anzi, martedì chiudo al 99% un accordo per un giocatore che ci darà nella zona neoplastica. No, io no, volevo, la domanda era secondo te, non secondo l'allenatore, secondo te che oltre ad essere presidente sei anche un competente, dove pensi di poter acquistare questo giocatore, in quale centrocampo, difesa? È una domanda tra bocchetto per sapere il prossimo acquisto in carrologia. Io lo metterei un panchinaro che possa dare buona linfa nel momento in cui verrà chiamato, oltre agli altri che sono già presenti, quindi per la panchina. Anche questa è la risposta intelligente, no? Presidente, perché si gioca a 360 gradi. Presidente Vinci, tutto in gruppo, no? In chiusura, un'ultima riflessione su questo derby di domenica. Immagino la prevendita sia ancora in corso dei biglietti o è già terminata. E comunque anche un invito, e lo ribadisco ancora una volta, affinché domenica sia una grande e bella giornata di sport. I biglietti sono in prevendita fino a sabato sera al bar dello stadio, di fronte allo stadio. Io spero e mi auguro che sia una giornata di calcio, una giornata di unione, è una giornata dove tutti ci possiamo confrontare e divertirci. Poi che vinca il migliore senza diciamo fare semplicemente l'auspicio di un buon avvenimento e che tutto possa proseguire nel migliore dei modi. Faceva riferimento poc'anzi il presidente Franzone alla Coppa Italia, in settimana il Canicattì ha passato il turno eliminando il Pro Favara, dunque adesso c'è il quadro delle 8 squadre qualificate, nel girone A sono il Mazzara, l'Alcamo, il Sant'Agata e proprio il Canicattì, nel girone B il Marina di Ragusa, il Camaro, lo Scordia e il Giarre. Martedì prossimo alle 13 ci sarà il sorteggio, le partite di andata si giocheranno il 7 novembre, quelle di ritorno il 21 novembre alle 14.30. Vediamo anche il quadro completo del prossimo turno di campionato, l'ottava giornata del girone A d'eccellenza: Caccamo Alcamo, Canicattì Partini Caudace, Castellammare 94 Licata, Cus Palermo Castelbuono, Dattilo Parmonval, Geraci Sant'Agata, Marsala 1912 Mazzara, che verrà arbitrata dal signor Matteo Giudice di Frosinone, coadiuvato da due assistenti che
che arriveranno da Catania, fischio d'inizio alle ore 15 e poi Pro Favara Mussomeli. Per questa sera credo che sia arrivata l'ora di chiudere questa puntata, una puntata scoppiettante che non vivevamo da tempo, Pietro Vellutato e Pino Licata. Grazie ai due presidenti per aver reso tale questa puntata. Ci aggiorniamo alla settimana prossima con voi telespettatori. Io ringrazio per il frattempo il presidente Filippo Franzone del Mazara Calcio, il presidente Luigi Vinci del Marsala 1912, in bocca al lupo a entrambi per il derby di domenica. Grazie a Pietro Vellutato e Pino Licata. Ci rivediamo venerdì prossimo alle 21.30, nuovo orario della trasmissione sul canale 291 del Digitale Terrestre. Arrivederci.